Lei ha preso una posizione netta e ferma per difendere l'ospedale di Manfredonia. Quali le motivazioni? Le motivazioni sono dovute al ruolo. Io credo che il Vescovo debba parlare quando capita nel suo territorio e nella sua città qualche cosa che può scombussolare la situazione, soprattutto in un momento come questo. E quindi la crisi che sembra insomma stare di fronte all'ospedale, al presidio ospedaliero San Camillo dell'Ellis in Manfredonia. E quindi ho detto la mia sperando di essere ascoltato, sì, ho alzato un po' la voce in favore di questo presidio ospedaliero che mi sembra importante e di cui la città e il territorio non potrebbe farne a meno, perché andrebbe a scapito di una grande vastità di popolazione, insomma. Quindi non è questione di ridistribuire le risorse in maniera più opportuna per fare in modo che pochi ospedali siano funzionanti, è necessaria a suo avviso anche una capillare presenza di strutture ospedaliere per essere nella prossimità dei pazienti? Io credo di sì, ossia ci saranno alcuni settori che richiedono particolare specializzazione e possono essere distribuiti sul territorio in un modo forse un po' più esteso, ma i presidi sanitari devono essere il più vicino possibile alla popolazione. A me sembra, insomma, conoscendo anche altre parti d'Italia, che in Gargano la carenza sia abbastanza forte. Se si toglie Casa Sollievo della Sofferenza, nelle altre città, oltre al presidio di Manfredonia, io non ne ho visti finora. Da Vieste a Cagnano, insomma, tutto il Gargano praticamente sarebbe scoperto. Questo mi sembra scorretto verso la popolazione, verso i bisogni. Credo che su alcuni beni come sono la salute e la scuola, ultimamente la nostra società abbia preso delle posizioni non del tutto nella logica. Quando si considera un ospedale un'azienda, i pazienti e chi soffre dei clienti, i risultati che si cercano come dei prodotti, si è industrializzato, si è reso azienda ciò che in realtà non è. Lo stesso è stato fatto anche per la scuola, insomma, quando si diceva che si doveva fondare su 3 I, impresa, inglese e internet. E io già allora dicevo, ma alla fine arriviamo al quarto che è l'ignoranza, ossia mentre il servizio, quello che è il servizio pubblico, non può essere mercificato o semplicemente monetizzato, anche se è chiaro, le risorse vanno cercate, tocca all'economia, tocca alla politica cercarle e distribuirle in modo corretto, ma no, tenendo conto della popolazione, dei bisogni, insomma. È la questione di un equilibrio, insomma, di un sano equilibrio.